Praticamente era 6:30, avevamo appena aperto da poco e siamo visti dal collalto, praticamente dalla collina che c'è giù in fondo, arrivare una nube nera che ci ha praticamente raggiunti in neanche un minuto. E avevamo 4 tavoli, siamo riusciti a farli riparare dentro in cucina. Abbiamo provato a cercare di chiudere gli ombrelloni, di riparare il più possibile, però ci ha preso di sprovvista, era proprio una tromba d'aria che è arrivata a una velocità pazzesca e da lì è successo il disastro, insomma. Era una giornata di sole e tutto di un colpo si è trasformato in un inferno. L'inferno in pochi secondi, giusto il tempo per mettere in salvo i clienti presenti, ancora pochi vista l'ora, e su Colle Albrigo, piccola frazione che sovrasta Conegliano, si è sviluppata una tromba d'aria tanto circoscritta quanto potente, tanta la paura di chi c'era. Ieri sera ho visto scene da panico, cioè piangere, e non c'è da vergognarsi, anche il mio stesso figlio che è il titolare, cioè è stato molto provato. Provato sì, ma anche consapevole dello scampato pericolo. Poteva andare molto molto peggio, perché l'albero qui che si è spezzato poteva cadere sopra la terrazza, invece per fortuna è caduto dalla parte della strada e non c'erano macchine che passavano a quel momento, e quindi dai, nel male è andata anche bene. Dai. A caldo è stata molto dura, adesso a freddo ci ragioniamo sopra e diciamo è andata bene. Nel tentare di chiudere un ombrellone, il giovane si è fatto male anche un ginocchio, ma nessuno nella pandemia, nel maltempo, giura, lo fermerà nel portare avanti il suo locale, inaugurato nel 2019 con l'obiettivo di valorizzare il piccolo centro. Abbiamo aperto da neanche 2 anni e ci siamo ritrovati a chiudere più volte per colpa della pandemia, giustamente, e adesso almeno la terrazza, almeno per oggi, non riusciamo ad aprirla, quindi stiamo ancora mettendo a posto e speriamo per domani di riuscire a essere operativi. Siete quindi pronti a partire anche stavolta? Assolutamente, bisogna. Sempre. Non si molla mai.